Cosa si leggi, Massimo? Leggerò una poesia da questo mio ultimo libretto, un libretto un po' particolare, ho fatto per i 25 anni della mia carriera poetica, edito da Espresso Edizioni. Sono 25 poesie, 26 anzi, una per ogni anno. Quella che vado a leggere stasera è del 2014, si intitola Il pagliaccio e Don Nazzo Cicco. Di tutto ciò che ho fatto, molto non rifarei. I viaggi, quelli sì, quasi tutti. Ho visto il sole alle 10 lambire le onde del Baltico. Ho visto le elvetiche nevi e la nebbia sul passo montano. Ho visto un cielo lontano punteggiato di tremule stelle, nelle notti di luglio cardini, le opere grandi dell'uomo, immense città d'Occidente. Ho visto di tutto, ma niente di questo misterico mondo. Poi ho visto due occhi allo specchio, consunti dal troppo guardare. Ho visto il bene e il male, racchiusi in un unico cuore. Ho visto su strade assolate, ho corso su strade assolate, tentato anche oscuri sentieri. Ma i miei pensieri più veri fatti si sono già avuto. Il viaggio non è ancora finito e già penso al ritorno, al mondo lasciato alle spalle, come segnalibro o come un segnalibro consunto. Riprendo la vita di sempre, i stretti orizzonti racchiusa, ma è sazio di libri e valigie.